Vergogna e dolore inseguono il Papa anche a Quebec, seconda tappa del viaggio in Canada. Chiedo perdono di nuovo, ripete Francesco, anche qui, per il male commesso da tanti cristiani contro i popoli indigeni. E infatti sono rappresentati anche loro fra circa 100 personalità ammessi all'incontro col Papa. Nella storia e nella coscienza del Canada è l'ora della riconciliazione, dice il governatore generale Mary Simon, figlia anche lei di una Inuit. E attendiamo di saperne di più, aggiunge, su cosa farà la Chiesa per continuare questo essenziale lavoro. C'è tanto da imparare, riflette quindi Francesco, nei salutari valori delle culture indigene, anche se in passato violentemente avversati, ora possono aiutarci a risanare le abitudini nocive di sfruttare il creato, ma c'è un'altra ingiustizia che inquina quando il benessere non va a beneficio di tutti i settori della società e i tassi di povertà sono più alti fra le popolazioni native. Francesco mette poi in guardia dalle colonizzazioni ideologiche che ancora oggi tentano di sradicare tradizioni, storia, legami religiosi dei popoli. Infine allarga lo sguardo oltre il Canada all'insensata follia della guerra. Non sarà la corsa agli armamenti a portare pace. Bisogna impedire che i popoli siano ostaggi di nuovo di spaventose guerre fredde allargate. Lo scenario è l'antica cittadella fortificata al palazzo del governatore. Cerimonia solenne di benvenuto, anche se il Papa è in Canada da 3 giorni, fin qui dedicati tutti ad Edmonton proprio ai popoli nativi della nazione.